più occasioni il Salento ha dimostrato di abbracciare culture differenti dalla propria. Questa volta ha accolto Zia Zazi, un danzatore di fama internazionale che ha portato nel mondo spettacoli e laboratori di danza e spiritualità ispirate non ortodossamente al sufismo. Un coreografo crudo contemporaneo, noto per le sue performance innovative ed espressive che spesso mescolano elementi tradizionali. L'artista, grazie a una Res Collective, ha incantato il pubblico non una, bensì due volte. La prima durante il Dervish in Progress al Palazzo Ducale di Presicce, dove un'ora prima del tramonto ha offerto ai presenti l'opportunità di immergersi in un percorso emozionante attraverso danza e spiritualità. La seconda in occasione del Dervish in Progress as an Artistic Tool all'ex macello di Corzano. Del pubblico, artisti, attivisti, operatori culturali, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni culturali locali, presenti per incoraggiare lo sviluppo di attività rilevanti come questa nel Sud Salento, terra particolarmente adatta a questo genere di contaminazioni e scambi artistico-politico-culturali. Al danzatore, inoltre, piacerebbe stabilire contatti con le istituzioni e associazioni locali per portare i suoi laboratori e le sue residenze anche nel Salento. Sarebbe l'inizio di una contaminazione più profonda culturale e una vera risorsa per la nostra terra, professionale, etica e spirituale.